Nonostante le proteste degli ambientalisti, non solo italiani, in Trentino prosegue la caccia all'orsa danica, che a Ferragosto aveva aggredito un cercatore di funghi. Il nostro inviato Matteo Parlato ha incontrato gli uomini della forestale impegnati nella ricerca dell'animale. Vediamo. Siamo in un bosco del Trentino. In un bosco così, alcuni giorni fa, un cercatore di funghi ha fatto un incontro che ha generato una situazione di crisi. Situazione di crisi che però si trova all'interno di un piano di ripopolamento degli orsi molto importante e molto ben riuscito. Adesso, per risolvere questa situazione, è in corso un piano di cattura. Cattura che vede come protagonisti principali lacci e trappole a tubo. Questa trappola si chiama trappola a tubo. Ed è un modello che inutilizza da molto tempo in Nord America. Noi abbiamo semplicemente copiato quel modello e anche altre regioni dell'arco alpino ormai lo stanno replicando. È il sistema di cattura più sicuro sia per l'animale che per gli operatori. Quando catturerete danica, dei cuccioli e dell'orsa, che ne sarà? L'orsa sarà ospitata in un'area faunistica che è vicino a Trento, di circa 10.000 metri quadrati, quindi un recinto, quindi è una captivazione permanente. Invece i due cuccioli, che hanno ormai quasi 9 mesi di età, si è ritenuto di lasciarli in natura, perché la bibliografia, i dati che ci sono, dimostrano che hanno delle discrete possibilità di salvarsi in natura. Bisogna cercare un equilibrio con l'uomo. Questo equilibrio è stato definito in un piano d'azione fatto con le altre regioni, con il Ministero dell'Ambiente, molto preciso, il Pacco Bace, che è questo. E questo piano d'azione, tra l'altro, evidenzia in modo molto chiaro che se una persona aggredisce, ferisce una persona o peggio la uccide, questo animale, avendo priorità alla sicurezza pubblica, deve essere messo in cattività oppure abbattuto.